Lido lascia affari al nuovo presidente di ANAP, l'associazione dei pensionati di Confartigianato, che conta circa 5.000 associati e fa parte di Confartigianato Persone, che a sua volta comprende anche il patronato INAPA, il CAF e l'ANCOS. L'intento del nuovo presidente è quello di proseguire il lavoro della giunta uscente, con l'obiettivo di incrementare la capacità di ascolto dei soci e dei servizi messi a loro disposizione, che spaziano dall'assistenza amministrativa a quella fiscale e tributaria, fino alla consulenza medico-legale. Gli obiettivi prossimi di questo mandato prima di tutto cercare sempre di incrementare la base sociale, perché chi mi ha preceduto ha sostenuto sempre e ha fatto molto bene sulla base sociale. È quello di tenere in piedi i servizi attuali. Gli artigiani pensionati possono però essere ancora una risorsa, perché sono portatori di saperi che rischiano di disperdersi. Per questo lascia Alfari pensa ad una sorta di figura tutor che possa fare da tramite sia per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro, sia per coloro che vogliono rilevare un'azienda che rischia di chiudere perché il titolare è arrivato alla pensione. Una sorta di co-conduzione di impresa temporanea finalizzata al definitivo passaggio di consegne. In Italia mancano 800.000 figure professionali, anche per questo Confartigianato ha sottoscritto un protocollo d'intesa con l'ufficio scolastico regionale per avvicinare ulteriormente gli studenti al mondo del lavoro. Non disperdere tutta l'esperienza acquisita dalla categoria dei pensionati in questo, perché ci sono tante cose del know-how che hanno che non sono scritte. Io vedo anche un po' in giro poca speranza nei nostri giovani. Dare noi, essere noi i primi tutor proprio per chi vuole rilevare un'attività, vuole proseguire in qualcosa, inserirsi. Ecco, noi si dovrebbe essere un po' di cinghia di trasmissione tra questo mondo e il mondo che, giunto per ovvie ragioni, alla pensione.